Sono al Madison Square Garden, il leggendario stadio di New York, dove si esibiscono i grandi nomi della musica e dove si sfidano le principali squadre di basket e hockey americane. Lo stadio è pieno. Ma oggi non sono qui per vedere Bruce Springsteen o una partita di NBA. Oggi la partita sarà molto diversa. Le squadre si sfideranno usando un computer e un videogioco. In America li chiamano eSports, sport elettronici. Non sapete cosa sono gli eSports? Tranquilli, anch'io non ne avevo la più pallida idea. Intanto, facciamo il conto alla rovescia. Sta per iniziare la partita. 9, 8, 7, 6. La mia generazione è nata con i primi videogiochi, dove bastava mangiare le palline e scappare dai fantasmini. Sono cresciuto con quei pixel giganti. Era il trionfo della semplicità. Poi è cambiato tutto. I videogiochi diventano sempre più complessi, sofisticati, immersivi. Non sono più un piccolo passatempo come lo erano per me. Guardo incredulo e non capisco nulla. Non capisco il gioco. Non capisco quando è il momento giusto per esultare. Non capisco perché tutta questa gente è venuta qui per un torneo di videogiochi. Loro invece sì. Dipende anche dalla pressione del jungle. Poppy, ma dipende dalla pressione del jungle. Cioè, Poppy, non è che. Sì, cioè, puoi vincere se c'è il jungle, altrimenti di per sé la lane finisce che lui ti prende la torre pian piano. Sì. Sono venuto qui con Edoardo e Francisco. Amano gli esports più di ogni altra cosa e conoscono tutte le regole del gioco. Questa è la storia di una realtà che mi è completamente sfuggita. Che c'è online? Vediamo chi c'è. Luce. Ciao Edo, ci sei? Sì. Ok, fra quanto giochiamo? Cos'era, in 5 minuti? Nice. Ah sì, ancora accettabile, dai. Ieri avete giocato con Efi? Sì, perché Brody si è sentito male proprio l'ultima mezz'oretta prima della scrim, ha iniziato a vomitare, stava malissimo, e allora ha chiamato Efi. Oh, non hai anche giocato male. Ma hai sentito uno di Ace? Hai sentito di Ace Fos che ha abbandonato, no? No. Praticamente sembra che si è incazzato troppo con gli altri del team e gli altri hanno deciso di cacciarlo, almeno così hanno detto. Ciao Tutu. Ciao. E ciao Tutu. Tutto comincia dalle stanze di Francisco ed Edoardo. È così che sono diventati amici, giocando connessi a internet. Ci sono altri compagni di gioco con loro e insieme formano una squadra. Stanno cercando di qualificarsi a un torneo di League of Legends, un videogioco di battaglia e strategia, il più giocato al mondo. Io, naturalmente, non ne avevo mai sentito parlare prima. Vogliamo rivincerlo. Vediamo di vincerla. Ma io l'acqua. Tolgo la pink intanto? No, mi chiede la red. Ok, pink tolta. Ah, c'è una pink. Comunque direi che stare qua. Ho iniziato la mia carriera da giocatore quando.